400 nobili armati, onore. Se non fosse per il generale Basta. Lafayette... Basta! Sono stufo di queste chiacchiere! Aria fritta e niente azione! Ecco un uomo con buone notizie, spero. Arnaud, cosa hai saputo dell'argentiere? Veleno. Migliorano. Germain ne ha realizzati diversi per un uomo di nome Lafren. Sei sicuro? Sicuro. Il gran maestro della Ser lo credeva leale. Molto bene. Suppongo tu sappia cosa fare, Arnaud. Trova il signor Lafreniere. L'ho già fatto, signore. Non è una minaccia. Che stai dicendo, idiota? Avevo una traccia su Lafreniere. L'ho seguita. E l'ho ucciso. Cosa diavolo avevi in mente? Non ho di sfidare il La prossima volta che ignori il consiglio, ti apro il culo in due! Anche se il consiglio ammira il tuo zelo, non sta a te scegliere i bersagli. Dovevi fare subito rapporto a noi. Chiedo scusa, mentore. Io credevo di aver trovato il mandante dell'omicidio di Della Serra. E quando ho scoperto ulteriori prove che dimostravano che stava per attaccare in forze la confraternita, ho agito. Credevi? Ne dubiti? Io non sono più certo del ruolo di Lafreniere. Nei suoi ricordi l'ho visto scrivere la lettera che avvertiva il signor Della Serre del tradimento. Quando parlava dell'attacco imminente ha menzionato un club nel Marais, non uno dei nostri rifugi. Che cosa ne desumi? Non lo so. Vorrei investigare ancora. Non mi piace. Il ragazzo è un abile assassino, ma temo che sia guidato dalla sete di vendetta. Che ci pensi un altro? Non c'è tempo. Qualsiasi cosa preparasse Lafreniere per stanotte. Ha chiesto il permesso, Guillaume. Ah. Vai pure, scopri ciò che puoi. Ma niente iniziative. Sì, mentore. Come stai, Arnaud?
voglio i soldi adesso. Il posto è questo. Perché interessava tanto alla Freniera? Portatelo di sopra! Svelti! La Touche, vecchia canaglia. Riesci sempre a cavartela, eh? Vieni qui! Bernier, qualcuno la pagherà per questo.
qualcosa. Lodare Bruto era un delitto punito con la morte. Caligola condannò a morte coloro che erano così sacrileghi da svestirsi davanti all'immagine dell'imperatore. Quando la tirannia inventò il reato di lesa maestà per azioni indifferenti o eroiche, chi avrebbe osato pensare che costoro potevano meritare una pena più lieve della morte senza rendersi egli stesso colpevole di lesa maestà? Quando il fanatismo, nato dalla mostruosa unione dell'ignoranza e del dispotismo, inventò a sua volta il reato di sacrilegio. Il gran maestro vuole che i politici escano prima di iniziare. Secondo che ci verrà spiegato la ragione questa mattina. Sarà meglio preparare tutto sarà chiarito. Fosse versato del sangue. Il piano è troppo rischioso. Era necessario. E non dimentichiamo che la Freniere è ancora là fuori, pronto a bruciarci sul rogo. Quindi combatteva. Non lo sapete? Che cosa? La Freniere è morta. Poche ore fa. Gli assassini. Davvero opportuno. Ah, è così che agiscono gli assassini. Se gli sveli un complotto templare non fanno domande. Uccidono e basta. Sono prevedibili. Bene, andiamo dal capitano e iniziamo. Il desiderio di vivere spiega l'orgoglio, la più imperiosa delle passioni umane. Avete finito? Manca poco. Vedi, il fatto è questo. Posso continuare tutto il giorno. Ma resta sì e no un'ora, due al massimo, o mezz'ora se ci vado pesante. Quindi perché non andiamo dritti al sodo? Dimmi dov'è e sarà tutto, tutto finito. Lo sa voi. Cosa hai detto? Al vale non c'è voi. Che tipo sveglio. Rui, ripulite tutto, è ora. Arrivo subito. L'avete sentito, ragazzi? Non dovevi intrometterti in affari che non ti riguardavano. E l'avete gettato dalla finestra? Il resto era spazzato. Potevano vedervi. Sì. E i ragazzi pattugliano la strada. Saranno loro ai buoni. Sarà meglio. Il gran maestro non esulterà se il suo piano dovesse fallire per via di un poveraccio morto. Thank you.
Avete ragione. Re Luigi è in contatto con persone straniere. Con una mano cospirava contro la rivoluzione, mentre con l'altra firmava sostegno della Costituzione. Beh. Per le grandi opere serve pazienza, amica mia. E se Parigi deve soffrire a lungo per redimere il mondo, così sia. Perché non ucciderla e farla finita? Uno dei miei, un coltello, un vicolo buio. Ed è fatta. Voglio un capro espiatorio, non un martire. Pazientate. Se posso, Gran Maestro, la pazienza va bene. Ma più aspettiamo e più rischiamo che ci scoprano. Gli assassini hanno già ucciso Siver e il roi de Thun. Siver e il re hanno già raggiunto lo scopo. La loro morte è assai triste, non ci ostacola. E gli assassini si dimostrano utili quando sono ben diretti. E la figlia di De La Serre? Potrebbe essere un pericolo se riunisse la vecchia guardia. La situazione verrà risolta. E come? La signorina De La Serre si recherà presto all'Hotel Voisin per parlare con il signor Lafreniere. Purtroppo, Lafreniere non avrà più nulla da dire. Elise. Astuto, Gran Maestro. Ma avete avuto fortuna con gli assassini. Una con gli assassini. Dovete credere. La spia è qui. Proviamo la spia. Non deve sfuggirci. Elise! 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 Al diavolo! Dov'è? Era? L'hotel WhatsApp. Un homme bien étrange. Signor Lafreniere. È morto. Cosa? Vai, ti spiego dopo. Hai il ritroso? Ho grandi piani. Di qui non si passa. Allora andiamo. Sì. Peccato che scendano sistemi tutti quelli con te.
cosa c'è? Io non so più come uscire. Mi arrampico e guardo da su. Come usciremo da qui? Dove sono? Ammettilo, ti sei perso. Provateli! Altro vicolo cieco. Non si vede un bel niente qui. Come usciremo da qui? Devono essere qui vicino. Laggiù! No, fermi! Quello è Claude. Ce ne sono due là. Tu prendi quello, io il suo amico. Alzati. Adesso? Sono in troppi per poter passare. Dobbiamo collaborare, eliminarli in silenzio. Hai visto una giovane donna? Alta, rossa? Io temo di no. Ci siamo. Sta arrivando un bel gruppo, però. Hai visto una ragazza passare di qui? No. Mi dispiace. Aspetta, però, in cuore! Tiratori. Li vedo. Forse avrai una visuale migliore dal tetto. Quello sembra l'ultimo. Andiamo via di qui. Non sono lontani. Trovateli. Vai, li distraggo io. Fidati. Ti aspetto domani al caffè teatro. Ti spiegherò tutto. Sei pazzo. Ci sarò. Potrei fare un po' tardi. Trovato! Ah!
Ah!